Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerd Club, io sono Ghela. Come voi ben sapete, o comunque la maggior parte di voi sanno, ogni domenica noi facciamo un talk show live chiamato Nerd Show qui su questo canale. E da allora sono arrivate tantissime domande su come noi realizziamo effettivamente una live. Per questo motivo ho pensato di realizzare questo video, magari poi in futuro ne faremo degli altri, proprio per raccontarvi e spiegarvi fin dall'inizio come realizzare uno streaming live qui su YouTube. Prima di iniziare a impostare un vero e proprio streaming bisogna sapere alcune cose. Un buono streaming si basa sostanzialmente su due fattori. Il primo è avere un computer dalle buone prestazioni, ovviamente dipende se voi farete un talk show oppure vi dedicherete anche al gaming. Sono due cose ben diverse ma le vedremo con calma. Il secondo fattore ovviamente è la vostra connessione internet, ovvero l'upload. Non ci interessa in questo caso il download, ci interessa soltanto i dati che noi invieremo a YouTube. Per prima cosa quindi dovremo andare a verificare questo aspetto prima ancora di capire se effettivamente potremo mai fare uno streaming. Il software che andremo a utilizzare si chiama Open Broadcaster Software e tutti noi lo chiamiamo semplicemente OBS. È completamente gratuito ed è open source e credo che sia la soluzione ormai definitiva sia per lo streaming che per la registrazione di gameplay. Direi che ora è giunto il momento di passare sul computer e vedere effettivamente come realizzare uno streaming. Bene, eccoci qui sul computer. Purtroppo devo partire subito con delle brutte notizie, magari per qualcuno, belle per altre. Prima vi ho parlato del fatto che il secondo fattore fondamentale, o possiamo metterlo forse al primo posto, è la velocità della vostra connessione internet. Per questo motivo la prima cosa che dobbiamo fare è andare effettivamente a vedere se la nostra connessione internet può sostenere uno streaming. Andiamo quindi sul nostro browser e andiamo sul famosissimo speedtest.net. Visto che il bitrate, ovvero il dato fondamentale per l'invio dello streaming a YouTube è espresso in kilobit, andiamo su Settings, qui in alto a destra, e andiamo a definirgli come unità di misura il kilobit. Andiamo a salvare e poi facciamo Take a Speed Test. Selezioniamo ovviamente il server più vicino a noi e diamo OK. Abbiamo ora finito il nostro speed test, il dato che ci interessa è questo qui, l'upload. In questo caso io ho 11.746 kilobit per secondo. Tenete bene a mente questo dato perché è fondamentale per il prossimo passaggio, per capire effettivamente, lo ripeto un'altra volta, se potete o meno effettuare uno streaming. E giusto per farvi capire questo dato a che cosa si riferisce, passiamo subito su YouTube. Una volta su YouTube andiamo sul nostro canale e andiamo sul Creator Studio. Dal Creator Studio andiamo subito su Live Streaming e subito dopo andiamo su Eventi, così andiamo a creare praticamente un nuovo evento dal vivo. Clicchiamo infatti su Nuovo evento dal vivo qui in alto a destra e incominciamo a introdurre le prime informazioni di base. Mettiamo un titolo, in questo caso possiamo fare anche solo Tutorial OBS e poi andiamo a definirli, in questo caso privato, giusto per non far vedere e confondere la gente che c'è in questo momento sul canale. E andiamo a fare crea evento. Su questa schermata noi potremo andare a mettere una miniatura e poi andare a selezionare il bitrate che vogliamo utilizzare per il nostro streaming. Quindi andiamo a selezionare un bitrate e vediamo una cosa interessante. Qui vengono espresse tutte le possibilità di risoluzione del nostro video streaming. Abbiamo il 1080p, il 720p e poi tutte le altre risoluzioni che sinceramente in questo momento non vorrei considerare. Come vedete, ogni singola risoluzione ha un bitrate, o meglio un range di bitrate consigliato. Ad esempio, per avere uno streaming a 1080p dobbiamo avere una linea capace di fare upload da 3000 a 6000 kilobit per secondo. Noi abbiamo visto prima che la mia rete in questo caso ha oltre gli 11.000 kilobit, quindi io non avrei problemi, però questo è il dato fondamentale. Se voi avete una linea un po' più debole, vi conviene a questo punto trasmettere il vostro segnale a 720p, perché in questo caso vi basta una rete da 1500 a 4000 kilobit per secondo. È ovvio che se noi stiamo nella parte bassa del nostro range, la qualità video non sarà eccezionale. Per essere sicuri che la linea possa funzionare correttamente e quindi avere un buono streaming, vi consiglio di fare una cosa: prendete il dato dell'upload che abbiamo visto prima della vostra linea e riducetela di un quarto. Questo perché è meglio non andare a saturare la vostra linea, quindi tenersi sempre un po' di margine. In questo caso vado a selezionare un bitrate tra i 3000 e i 6000 perché la mia linea in questo momento va ben oltre i 6000 e vado anche ad abilitare i 60 fps. Ora l'unico dato che ci serve veramente per poi andare a effettuare lo streaming è il nome stream, questo dato che vedete qui in basso.
Attenzione a una cosa, non dovete condividerlo mai con nessuno, perché basta questo dato per poter fare lo streaming effettivo. Come vedete, infatti, io in questo momento ve l'ho nascosto. Fatevi un bel Ctrl-C così da tenervi a memoria questo dato. Ora scaricatevi ovviamente Open Broadcaster Software, OBS. Ci sono due versioni. La prima è il classico, che sarebbe praticamente la prima versione di OBS, e in questo momento ve la sconsiglio, anche perché da poco è uscito nella sua versione stabile OBS Studio, che è assolutamente fantastico. Quindi cliccate sul sistema operativo che state utilizzando, scaricate il file e ovviamente installate l'applicazione. Ci troviamo ora sul nostro desktop, abbiamo OBS installato e lo lanciamo. Il programma è molto leggero, quindi partirà subito. Quello che vedete adesso in questo momento, ovvero quest'area nera, sarà effettivamente quello che vedrà il vostro follower. La cosa fondamentale ora è andare su impostazioni ed effettuare tutte le modifiche necessarie. Su generale abbiamo lingua e tema, non ci interessa, passiamo subito a stream. In questo caso noi potremo andare a selezionare il servizio sul quale vogliamo streamare, e in questo caso andremo a selezionare ovviamente YouTube o YouTube Gaming, praticamente la stessa identica cosa. Come vedete, subito ci viene proposto di inserire la chiave stream ed è quel dato che abbiamo copiato poco prima dalla pagina di YouTube. Quindi andiamo a togliere quello presente e a incollare quello che abbiamo copiato poco fa. Andiamo poi sempre su Applica. E ora andiamo su Output, dove abbiamo tutti i dati necessari proprio per lo streaming, quindi quei valori di bitrate e anche di qualità dell'immagine che ci servono per avere un risultato migliore. La modalità iniziale si chiama semplice, qui potremmo andare a settare anche soltanto il bitrate del nostro video e dove vogliamo, qualora ci interessasse, andare a registrare invece i video gameplay. Per ora tralascio tutta la parte di registrazione e mi concentro solo su quella di streaming. Come vedete, qui possiamo andare a inserire il bitrate video. Il bitrate è esattamente lo stesso dato che YouTube ci ha consigliato, quel range di dati, o meglio di kilobit, che dobbiamo utilizzare per il nostro streaming. Avevamo scelto in questo caso uno streaming dai 3000 ai 6000 kilobit per secondo, quindi andremo a introdurre quelli, ovvero 6000. Questo dato ovviamente è, per così dire, soggettivo rispetto alla vostra rete internet, come abbiamo visto prima, quindi se voi avete una linea che non tiene tranquillamente i 6000 kilobit per secondo, state tranquillamente più in basso, tanto abbiamo un range di 3000 circa per quanto riguarda il 1080p. Se vogliamo andare a intervenire invece su qualcosa di un po' più importante per quanto riguarda la qualità grafica, bisogna cambiare la modalità di output, e in questo caso andiamo su avanzate. Qui noi possiamo andare a definire anche la codifica. Di base avrete X264, che è la codifica più famosa per quanto riguarda i video. La codifica X264 può incidere parecchio sul vostro computer, quindi sulla vostra CPU. Ma ora vediamo come regolare al meglio in questo caso con la codifica X264. Andiamo a cambiare il bitrate, mettiamo come sempre quello che ci interessa di più, o meglio quello che possiamo effettivamente avere. Lasciamo tutto così com'è, usiamo CBR, che è comunque una funzionalità utile per YouTube, e passiamo adesso all'altro dato fondamentale, ovvero il preset di utilizzo della CPU. Più andiamo verso la velocità, quindi sull'ultra fast, che è il massimo della possibilità, più il nostro video risulterà di qualità inferiore, ma la nostra CPU ovviamente prenderà più respiro. Andando verso il basso andremo a aumentare la qualità del nostro streaming, ma la nostra CPU ne soffrirà parecchio. Io ho provato diverse volte col mio i5 4690K non overclockato, e devo dire che sotto il very fast non sono mai riuscito ad andare. La CPU già con very fast va sui 60-70%. Tutti gli altri dati per ora possiamo lasciarli così e non ci interessa. Passiamo un attimo all'audio, giusto per vedere. Il bitrate audio normalmente è impostato a 160. Io vi consiglio di lasciarlo così e di non modificarlo, perché è assolutamente ottimo. Ripassiamo un attimo allo streaming, perché voglio far vedere anche un'altra codifica, e in questo caso vale per tutti i possessori di schede grafiche Nvidia. Ed è un encoder fondamentalmente che va ad utilizzare al meglio la GPU, quindi scaricando un po' il lavoro dalla CPU. E devo dire che lo fa anche alla grande, perché la mia CPU non è mai andata oltre il 10% anche durante gli streaming gaming più pesanti. Anche in questo caso andiamo a modificare il bitrate, che è sempre, nel mio caso ovviamente, 6000. Non andiamo adesso a vedere tutte le possibilità che abbiamo anche di strumenti avanzati, perché sinceramente questo basta e avanza per permettervi uno streaming. Ora passiamo ad audio, perché dobbiamo fare una cosa importantissima. Per far sì che l'OBS possa prendere l'audio di gioco, ad esempio, oppure anche quando facciamo un talk show possa prendere l'audio che arriva da Skype o qualsiasi altro nostro programma come Discord, ad esempio, dobbiamo andargli a dare un dispositivo audio desktop. Potrebbe essere già impostato di base, in questo caso andate a selezionare predefinito, che sarebbe praticamente l'audio del vostro computer, ovvero della vostra scheda audio presente sulla vostra scheda madre.
Fatto questo, diamo applica, anche in questo caso sempre meglio farlo, e passiamo a video, l'ultima cosa fondamentale. Qui dobbiamo andare a definire la risoluzione del nostro streaming. Avevamo deciso di farla a 1080p, quindi è 1920x1080. Possiamo eventualmente lavorare su una risoluzione da 1080p, però comunque andare poi a inviare lo streaming scalato. Infatti, come vedete qua, possiamo andare a definire la risoluzione dell'output. In questo caso non mi interessa ridurlo perché il mio streaming sarà pieno a 1080p, quindi vado a selezionare la risoluzione piena. Lasciamo per ora tutto così com'è perché abbiamo deciso anche di utilizzare 60 frame per secondo e diamo applica. A questo punto siamo pronti effettivamente per iniziare a creare il nostro vero e proprio streaming. In questo momento andrò a fare una cosa molto semplice: caricheremo una piccola maschera grafica che ho creato, molto molto semplice, inseriremo la mia videocamera, ovvero la webcam che ho qui di fronte a me, e come sfondo al tutto magari una pagina web, giusto per farvi vedere come funziona. Per prima cosa vi consiglio, con questo OBS che è veramente eccezionale, andare a creare una scena che rimarrà sempre strutturata qui pronta per noi. Quindi andiamo su collezione scene e facciamo nuovo. Diamogli un nome, adesso lo chiamiamo OBS Tutorial YouTube. E diamo ok. Ora, giusto per vedere, se ritorniamo su collezione scene, ce lo troveremo qui, in modo tale da poter cambiare scena sia se noi la impostiamo una volta per un talk show oppure per un gaming. Non dobbiamo fare tutto da capo, andiamo a creare sostanzialmente dei preset. Andiamo adesso su origini e andiamo a fare più qui in basso a sinistra. Andiamo a selezionare un dispositivo di cattura video, in questo caso la mia webcam. Diamogli un nome e diamo ok. Ed eccomi qua, come vedete. Qui posso andare a settare alcune cose della mia webcam, sarà abbastanza soggettivo rispetto ovviamente alla webcam che avete voi in casa. La cosa che vi consiglio di fare, se doveste vederlo così piccolo come in questo momento, è andare a fare posto di dispositivo predefinito qua sotto tipo risoluzione FPS, andare a fare personalizzato e andargli a dare una risoluzione. In questo caso non mi interessa averlo dimensioni folli, andiamo sui 1280x720. Diamogli ok ed eccomi qua. Come vedete, ogni volta che io inserisco un oggetto appare un bordo laterale. Questo bordo mi permette sostanzialmente di scalare la mia immagine. Quindi in questo momento io l'appoggio qui di lato perché mi può servire dopo. Andiamo ora a inserire la maschera. Quindi vado a fare il tasto destro, ancora qui su origini oppure più qui in basso a sinistra. Faccio aggiungi, immagine. Una volta fatto l'immagine vado a dargli un nome, chiamiamola mask. Diamo ok. E andiamo adesso a selezionarla, io l'ho preparata sul desktop e facciamo apri. Essendo già della risoluzione giusta non dovremmo poi fare alcuna modifica. Diamo ok e come vedete in questo momento l'ho sovrapposta. Qualora la vostra camera fosse sopra alla maschera e quindi non potesse essere nascosta da questo bordo, possiamo tranquillamente spostarle su e giù, sia usando le frecce qui in basso, sia usando il tasto destro e poi dicendole di ordinarla in maniera diversa. Quindi per ora va benissimo così. Io vado a selezionare la mia camera, la voglio mettere un po' meglio in questo quadrato, magari anche un po' più grande. Ok, perfetto. E direi che potrebbe andare bene. Come vedete abbiamo troppo spazio intorno. Come facciamo? Nel vecchio OBS era un pochino più pratico, bastava premere Alt e trascinare i bordi per fare un crop. In questo caso adesso sono stati aggiunti tanti filtri e tra questi proprio il crop. Quindi andiamo su, in questo caso sulla mia webcam Gela, andiamo a fare tasto destro, filtri. Una volta fatto filtri andiamo ad aggiungere un filtro col più qui in basso a sinistra e facendo ritaglia. Lasciamogli pure il nome ritaglia, non è un problema. Quello che ovviamente ora mi serve ridurre sono i lati, perché siamo su un 16 noni in realtà l'immagine che arriva dalla webcam, ma io ho bisogno soltanto di un riquadro. Quindi vado a ridurre a sinistra e vado a ridurre a destra, magari anche di più a questo punto perché ho bisogno di ridurre molto di più. Chiudiamo e andiamo ad allineare. Se non siamo contenti possiamo comunque intervenire di nuovo sul ritaglio, quindi andare a finire la nostra immagine. Ci vediamo subito dopo quando è tutto a posto. Ed eccoci qua, tutto a posto. Abbiamo adesso a disposizione un'area nera completamente libera per fare qualsiasi cosa. Potremmo metterci un gioco, potremmo metterci altre persone che stanno parlando con noi, oppure anche semplicemente, come faremo adesso, una schermata browser, così per farvi vedere come funziona. Allora andiamo di nuovo col tasto destro su origini, aggiungi, e in questo caso facciamo cattura la finestra. Una cosa fondamentale da sapere: OBS riesce a riconoscere tutto quello che attualmente è attivo sul desktop. Il browser in questo momento è sotto in miniatura e non va bene, quindi andiamo prima ad aprire il browser. Lasciamolo pure su questa pagina di Open Broadcaster Software e torniamo su OBS. A questo punto chiamiamolo come vogliamo, chiamiamolo browser, diamogli ok e come vedete
automaticamente OBS riconosce che cosa c'è di aperto in questo momento sul nostro computer. In questo momento abbiamo Firefox, quindi gli diamo ok, lasciamo anche cattura il cursore se vogliamo perché si veda effettivamente il movimento del nostro mouse e diamogli ok. Ora andiamo a portare in background questa nostra immagine con le freccine qui in basso così da poter rivedere sia la maschera che la webcam. Possiamo a questo punto posizionare meglio la nostra immagine, possiamo magari anche ingrandirla se vogliamo far vedere soltanto una piccola area del nostro browser, ad esempio, ecco, così è perfetto, così posso anche farvi vedere a tutti gli effetti il mio browser. Ora, per farvi vedere meglio come funziona, facciamo una cosa, riduciamo leggermente questa schermata, posizioniamo OBS qua a sinistra, in questo modo riusciamo anche a capire bene cosa sta succedendo. Andiamo a riscalare leggermente questa immagine perché è un po' troppo piccola adesso, facciamola un po' più grande, perfetto, e posizioniamola qui. Quindi andiamo ad esempio sulla pagina di download, come vedete viene caricata in automatico. Sostanzialmente quello che sta facendo è riprendere e portare in streaming tutto quello che voi state facendo in real time. Ora non ci resta che testare effettivamente se il nostro streaming funziona. Quindi torniamo un attimo su YouTube, ovviamente adesso in questo momento noi vedremo tutto anche su OBS ma non ci interessa, e andiamo a salvare le modifiche innanzitutto da prima e andiamo sulla cabina regia degli eventi dal vivo, che è il cuore fondamentale dello streaming su YouTube. Fatto questo, andiamo ad avviare la trasmissione. Grazie a quel dato che avevamo inserito prima, ovvero quella chiave di stream, sarà tutto automatico. Quindi facciamo avvia trasmissione e attendiamo un attimo. Come vedete, YouTube ci segnala che riceve effettivamente uno streaming, in questo caso è anche buono, quindi meglio così, e possiamo subito cliccare su anteprima. Diamogli ok che vogliamo vedere la nostra anteprima e tra un attimo, quando il bottone inizia streaming sarà bello evidente, vorrà dire che l'anteprima è pronta. In questo momento non stiamo facendo alcuno streaming live, siamo ancora in una fase per così dire di test. Ora che la nostra anteprima è pronta possiamo anche fare play qui sotto proprio per vedere effettivamente la qualità. Possiamo anche verificare magari se il settaggio audio è a posto e quindi essere pronti per lanciarci sul live. Come vedete c'è sempre un po' di ritardo tra la realtà e il live, tendenzialmente 20-30 secondi. Ora che siamo pronti e a posto, noi possiamo tranquillamente dare inizio allo streaming. Clicchiamo su inizia streaming, ci chiede se lo vogliamo fare e gli diamo ok. A questo punto e in questo momento siamo effettivamente live. Come facciamo a vederlo? Basta andare su mostra sulla pagina di visualizzazione. Eccoci ragazzi, siamo finalmente live e il nostro streaming sta funzionando a dovere. Quindi qui sulla pagina che vedete avremo anche la chat per interagire con i nostri utenti. E direi che possiamo ritenerci soddisfatti del nostro streaming, in questo momento diventerà un Inception continuo, perché ogni video vedrà al suo interno il video YouTube, ma questo è solo perché ho voluto caricare il browser dentro al nostro OBS. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, abbiamo visto un po' le basi, ma potete ovviamente già iniziare a streamare tranquillamente su YouTube. Ci sono anche altre piattaforme là fuori per lo streaming, la prima di tutte, la più famosa, è Twitch, ma la vedremo sicuramente in un altro video. Anzi, se volete vedere un video su un caso specifico come realizzare un talk show oppure come realizzare uno streaming gaming, lasciateci qui sotto tutte le domande che volete, così in modo tale da raccoglierle e magari fare un video futuro con un caso ben specifico, quindi potremo andare a vedere come impostare l'immagine di base, la vostra webcam e anche la schermata di gioco. Bene, per ora è tutto, se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e vi ricordo che in questo momento stiamo facendo anche un giveaway molto interessante, infatti abbiamo messo in palio per tutti voi The Division. Vi lascio qui il link al video dove vi spieghiamo come partecipare, molto semplice, basta essere iscritti a questo canale, ma andate ad ascoltarvi bene bene quel video. Inoltre volevo dirvi che abbiamo anche un altro canale, troverete il link in descrizione oppure tra i correlati nella nostra home page, che si chiama Nerdclub Plays. Su quel canale facciamo delle sessioni di gaming live, ma quello che vorremmo veramente fare è giocare con voi. Per questo motivo, sempre in descrizione trovate anche un link a un sondaggio dove vi abbiamo proposto alcuni giochi che potremo fare insieme. Quindi scegliete il vostro preferito e non è detto che giocheremo insieme sempre live sul nostro canale Nerdclub Plays, quindi iscrivetevi anche da quella parte. Bene ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo con il prossimo video. A presto!